brand della Campania. Sono con Luigi Raia, direttore dell'agenzia turistica della Campania. Siamo al TTG Travel Experience, vi stiamo raccontando questa giornata su Medioter Radio. Primo giorno di apertura, un commento da lei, visto che giornata importante, istituzionale, insomma c'era il ministro, tante celebrities possiamo dire, vista anche Simona Ventura la presentazione, quindi partiamo da questa prima giornata, un commento da lei. Io direi ripartiamo da questa prima giornata, perché oggi l'Italia riparte. Con l'Italia chiaramente riparte la Campania, che occupa un posto di rilievo all'interno del panorama turistico nazionale e io aggiungerei mondiale. Quindi oggi l'Italia apre le sue porte dicendo a tutti: vi aspettiamo e vi aspettiamo in tanti. Infatti la parola fiducia era un po' nei pilastri, no? Fiducia, innovazione, tecnologia, digitalizzazione. Queste sono un po' le parole chiave di questa edizione del 2021. Certo, la prima, io chiaramente mi soffermerei sulla parola fiducia. Come ben noto, grazie al presidente De Luca, noi abbiamo dato l'avvio a questa stagione estiva con le isole del Golfo Covid free. Nel momento in cui Capri, che è il simbolo del turismo mondiale, diventa Covid free, quindi c'è un beneficio per tutta l'Italia. Oggi qua a Rimini ci interroghiamo e poniamo le basi per quello che deve essere il prossimo futuro turistico di questa nostra nazione, nella convinzione sempre più forte che l'industria nazionale turistica oggi rappresenta la quota più significativa del PIL nazionale. E quindi vogliamo un turismo declinato in tutte le sue forme, un turismo sostenibile, un turismo green, turismo delle aree interne, classico turismo balneare, il turismo archeologico, architettonico, paesaggistico. Oggi la Campania nel panorama mondiale può offrire quello che altri non sono in grado di poter offrire. Quindi siamo veramente in grado di poter ripartire e raggiungere velocemente le prime posizioni, che poi erano quelle che avevamo già in precedenza conquistato. Per farci raggiungere è anche importante il collegamento, i trasporti. Si è parlato molto di collegamenti aerei con il presidente dell'ITA, perché insomma vogliamo i turisti stranieri, però se non ci sono i voli, gli scali, no? Allora, sicuramente per quanto riguarda la Campania, il trasporto regionale ferroviario ha subito degli incrementi e dei miglioramenti notevoli. Basta guardare i nuovi treni che sono arrivati, quindi una massima attenzione sul trasporto turistico. L'aeroporto di Napoli, che oggi rappresenta un aeroporto importante nazionale, che l'altra volta ha sfiorato i 10 milioni di passeggeri, chiaramente si sta riaprendo un poco alla volta e molti sono i voli che oggi arrivano a Napoli. Di fatto Napoli è collegata con le più grandi città europee ed anche con città dall'altra parte dell'Europa. A proposito di città europee, quest'anno è stato l'anno non solo del turismo interno, il cosiddetto turismo di prossimità, l'hashtag. Io stessa ho portato i soldi in Campania, non per farla ruffiana, ma sono stata in Cilento. Cilentamente, ecco, ho rallentato il mio tempo e ho capito il Cilento, diciamo così, uno stile di vita che amo molto, anche viste le mie origini. Ma abbiamo avuto anche un tipo di turismo mitteleuropeo, definito anche da Garavaglia e dal presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, cioè Svizzera, Germania, Austria, esatto, francesi molto presenti. Quindi insomma siamo riusciti, magari non abbiamo ancora i grandi numeri, ma a portare in Italia un buon risultato vista la pandemia in questa estate del 2021, che è stata un'estate come in Campania? Non vorrei ripetermi, ma l'intuizione di aprire le porte della Campania attraverso le isole del Golfo Covid free è stata un'intuizione felice del presidente De Luca, e da lì è seguita una stagione turistica che non segna i numeri del 2019, ma che ci fa sperare proprio bene, in quanto comunque la Campania, ci sono stati periodi in cui la Campania è stata piena di turisti, quindi le strutture recettive erano chiaramente piene. Questo dimostra che siamo sulla strada giusta, anche se porremmo sempre più fortemente l'attenzione su quelle che sono le aree interne. Il vero scrigno della Campania
sono le aree interne. Partiamo dai punti di forza rappresentati dall'isola del Golfo, dalla costiera amalfitana, dalla costiera sorrentina, per arrivare dolcemente a toccare le aree interne, Cilento in primis e poi il Sannio, la Vellinese e le aree interne del Casertano. La Campania è una regione che io in più di un'occasione ho definito patrimonio dell'umanità e come tale va valorizzata, conservata e tutelata. Viva la Campania, patrimonio dell'umanità, condivido, perché c'è tutto, archeologia, mare, borghi meravigliosi, quindi insomma è da scoprire anche nel suo interno, oltre la enogastronomia assolutamente divina, famosa in tutto il mondo, non lo dico io, ecco, patrimonio immateriale. Non a caso abbiamo questo nuovo brand Campania Divina, che racchiude in una sola espressione la ricchezza che si può trovare in Campania, e non ci stancheremo mai di dirlo. Se si viene in Campania si trova tutto, e un altro dei nostri grandi punti di forza è chiaramente l'offerta enogastronomica, che non teme rivali all'interno di quella che è la nazione che più di ogni altra ha insegnato la cucina al mondo, e quindi l'Italia. Quindi viva l'Italia, il nostro bel paese, e viva anche la Campania, però che se lo merita, un bel risultato. C'è tanta voglia di Campania e di Italia nel mondo, quindi bene, siamo contenti, buon lavoro. Vi aspettiamo tutti, grazie, a presto. Lavoro.